Care amiche e cari amici di Barba Sofia, il problema di Pio e Amedeo non è tanto il monologo che hanno portato in prima serata sulle reti Mediaset, e il problema non è neanche la discussione intorno alla censura che si è innescato immediatamente dopo il loro intervento. Il vero problema è che Pio e Amedeo non fanno ridere. La comicità di Pio e Amedeo è vecchia, banale, volgare, è una comicità vuota, stupida, non ha nulla di geniale. Dopodiché uno può ridere anche per Pio e Amedeo, come può ridere per tantissimi altri comici che non fanno minimamente ridere. Per quanto mi riguarda, una trasmissione tipo Made in Sud è poverissima di comicità, è una comicità trita, ritrita, appunto banale, ripetitiva, è una comicità assolutamente innocua, stupida e povera, povera di contenuto, povera di scrittura, povera di genialità, di brillantezza, anzi, è veramente una comicità vuota, però ognuno può avere i suoi gusti, pertanto può piacere il duo Pio Amedeo, come possono piacere appunto altri comici. La questione nata però riguarda poi la censura e il politicamente scorretto, che secondo me viene dopo, perché la prima grande domanda è come si fa a ridere a quella comicità. Però veniamo poi ai problemi che hanno innescato. Innanzitutto il duo Pio Amedeo confonde il politicamente corretto con il servilismo. Allora, essere servili, essere edulcorati rispetto al potere, essere conformisti è una cosa, ed è una malattia tipicamente italiana, forse anche di più Amedeo. Invece essere praticamente corretti significa rispettare gli altri. Ci sono delle parole che oggi non diciamo perché offendono, perché sono degli insulti, perché fanno stare male delle persone. Questo significa essere potente e corretti, dunque rispettare gli altri, significa rispettare gli altri, e non significa dunque essere dei conigli o essere dei conformisti. Mettiamo subito questi doverosi puntini sull'i. Ma allora che cos'è il politicamente scorretto? Il politicamente scorretto non penso che sia nel 2021 fare un monologo in cui si dica, no? Si dice, basta anche l'indicativo probabilmente. Si dice, ma attenzione, se qualcuno utilizza le parole negro, frocio o ebreo, la miglior soluzione è usare l'ironia e dunque utilizzare quelle parole contro chi te le ha dette, mettere in luce che sono sbagliate, ma non andare a censurare quelle parole. Tutto sommato saranno figlie di magari un po' di insensibilità, di ignoranza, ma non fanno male a nessuno se uno poi le sa accettare. Questo monologo è politicamente scorretto. C'è un monologo in cui alla fine si fa comicità, perché, che piaccia o non piaccia, si fa comicità usando parole come negro, froce, ebreo, cioè contro i marginali, cioè contro coloro che nella storia sono sempre già stati discriminati. Politicamente scorretto. Ma Pio vedeva quel monologo che avete annunciato come corrosivo, esplosivo, sarebbe politicamente scorretto. Ma quel monologo è conformista. Quel monologo è terribilmente banale. Ci state dicendo che se anche usiamo le parole come ebreo, negro, gay, lesbica, culattone, ok, non siamo da condannare, ma anzi, no? Saremmo anche da accettare, perché vabbè, siamo un po' inadeguati, sono persone, coloro che utilizzano queste espressioni, poco mature, ma sono ben altri i problemi, ci facciamo comunque una risata sopra. Questo testo sarebbe politicamente scorretto, ma dai, volete essere politicamente scorretti? Non fate un bel monologo rispetto a persone che hanno potere, non negri, negri veramente froci, culattoni. Fate un politicamente scorretto, fate un bel monologo su Salvini, su Renzi, va bene, un bel monologo su Draghi, un uomo di potere. Nessuno critica Draghi, fate i politicamente scorretti. Attenti, voi fate un bel monologo su Draghi, fate un monologo su Erdogan o su Putin.
Lì vi dimostrate coraggiosi, il coraggio di essere su un palco a Mediaset e sdoganare con questo, cioè, meccanismo un po' subdolo, parole come negro, frocio ed ebreo, cioè dire in prima serata quelle parole sarebbe politicamente scorretto, ma politicamente scorretto sarebbe arrivare lì a Mediaset e fare un bel monologo, sapete su chi? Su Berlusconi, quello era politicamente scorretto. Andate lì in prima serata, squilli di trombe, rulli di tamburo, un bel monologo su Berlusconi, cioè sul padrone della rete. Invece no, avete perso un'occasione per essere politicamente scorretti, cari Pio e Amedeo. Sarà per la prossima volta. Io continuo però a dire che il problema tanto non è quello del politicamente scorretto o corretto, ma il problema è che non fanno ridere. Detto ciò, nessuna censura. Secondo me non ci deve essere nessuna censura, perché il monologo di Pio e Amedeo rientra nella libertà di espressione. Non possiamo, no, esasperare il concetto, chiaramente, poi di correttezza, che ripeto è fondamentale anche portandolo a una dimensione artistica. Quella è la loro arte. Era in un contesto comunque di cabaret, di monologo, era in un contesto che evidentemente si presentava come comicità, anche se, ripeto, non fa ridere secondo me, e dunque non era un'apologia. Poi è subdolo come monologo, è molto subdolo, perché poi i ragazzini possono non ripeterlo e possono offenderlo, però faremo veramente un cattivo servizio alla democrazia, alla libertà di pensiero, andando a censurare Pio Amedeo, chiedendo appunto adesso punizioni esemplari o espulsioni dalla TV pubblica o privata. È una bruttissima comicità, una pessima comicità, a mio avviso, però sotto il cielo della libertà e della democrazia ci deve essere spazio anche per le cose brutte, e dunque deve essere spazio anche per Pio e Amedeo.